Riuscirà la microventilazione degli infissi moderni a salvarci dalla muffa? Ciao, sono Giuseppe la Chiappa Muffa e oggi tiro dentro tutti i miei amici posatori di infissi che mi seguono, io seguo loro, per dare una risposta a un tema abbastanza scabroso. Cambiamo gli infissi, ci viene la muffa, ci arrabbiamo col posatore di infissi, lui ci dice giustamente che dobbiamo munirci di un igrometro e tenere sotto controllo il microclima di casa e poi ci ricordiamo della famigerata funzione di microventilazione. Utilissima sicuramente per garantire quel minimo di ricircolo d'aria senza perdere il calore dentro casa. Però, ragazzi, se mi posso permettere, non affidate il vostro destino alla microventilazione, che è uno strumento in più per garantire quel minimo di ricambio d'aria, anche solo per non respirare aria viziata. Ma non possiamo controllare un tasso di umidità all'85% con la microventilazione. Quindi ricordatevi che la lotta contro la muffa passa per diversi accorgimenti: controllare il tasso di umidità, non appoggiare mobili su pareti rivolte verso l'esterno e far soffocare quei poveri muri, riscaldare la casa in maniera omogenea, non casa gelata la mattina e bollente il pomeriggio, e soprattutto andare a sistemare con delle vernici anticondensa termoriflettenti quegli angoli e quelle pareti rivolte verso l'esterno che quando gli arriva una corrente calda sopra sviluppano la famigerata condensa. Quindi utilizzate tutti gli strumenti che avete a disposizione, anche la microventilazione, ma diventate esperti e ossessionati al controllo del microclima in casa, soprattutto se avete ristrutturato da poco o avete una casa super moderna. Non basterà aver acquistato le migliori soluzioni sul mercato per essere al sicuro dalla formazione della condensa o dal non avere un tasso di umidità eccessivo. Questo è quanto chiedo ai nostri amici che ci seguono, quindi chi posa infissi, chi si occupa di impianti di ventilazione, chi progetta case, insomma, tecnici, diteci la vostra ricordandovi che l'unica squadra per cui io tifo è la soluzione e il benessere del mio cliente. Qualunque sia la soluzione, per me va bene, purché sia compatibile con la sua salute e risolve il problema. Astenersi tifosi e perdi tempo! Se hai bisogno di una mano, ovviamente utilizza i commenti qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao da Giuseppe e basta muffa!